Buonasera ragazzi, continua la mia videoguida di Diablo 3. Vi ricordo sempre, perché lo dirò su ogni video, per ricordarvelo, il 16 ottobre sul canale Gameplay si farà sul serio. Come ho detto, non pubblicherò più giochi vecchi ma solo giochi nuovi, quindi io voglio conquistare la vostra stima. E in più, perché essendo che mi piace fare le videoguide, quelle poche che ho pubblicato sono state un po' apprezzate, però ho deciso di rilanciare il mio canale, quindi ho già pubblicato, se voi lo volete vedere c'è un video dove annuncio le novità, però vi rinfresco veloce veloce la memoria. Il 16 ottobre vi do appuntamento per Dragon Quest Heroes per PS4 qui sul mio canale Gameplays. Poi il 10 novembre vi darò appuntamento per Fallout 4, 24 novembre per l'espansione di Bloodborne che mi prenderò a occhi chiusi, e in più ho già fatto il preordine di Dark Souls 3, quindi vi posso garantire che sul canale Gameplays ci saranno esclusivamente giochi nuovi. Non mi potrò comprare tanti giochi come fanno tanti appassionati che fanno video, perché non ho tutti questi soldi, ma almeno uno o due giochi mensili vi posso garantire che me li comprerò. Però cercherò di prendermi giochi validi, quelli che piacciono a me. Il mio genere, se voi sicuramente condividerete, è il genere questo di avventura, lotta. I giochi di calcio non mi piacciono, quindi sicuramente condividerete con me la mia passione. Quindi ora riprendo la mia videoguida di Diablo e come sempre vi chiedo di seguirmi e, se apprezzate, un bel pollice all'insù. Però non su questo, perché sono giochi vecchi, ma iniziamo dal 16 di ottobre, ragazzi, perché io vi dirò se voi apprezzate o no. Vi chiederò questo, vi chiederò, perché io ci metterò il massimo impegno. Ho intenzione di veramente di rilanciare il mio canale, perché ci tengo, onestamente ci tengo. Quindi ora continuo la mia videoguida di Diablo 3, che onestamente è sempre un gioco. Per me è un gioco nuovo, perché io non ci ho mai giocato. Anzi, ringrazio il mio amico di Facebook che me l'ha consigliata, che io questo gioco l'ho pagato onestamente 20 euro. L'ho pagato, c'era l'offerta tutto completo con tutti i DLC, e onestamente mi ci sto divertendo in una maniera esagerata. Avevo messo da parte il gioco, sia questo che Fallout New Vegas, per Bloodborne, che non me lo sono dimenticato, ragazzi. C'è scritto pure nell'ultimo video, ho preso ora tutti i calici di Bloodborne, che sono 4, per poter fare tutti e 7 i labirinti. Quindi non vi preoccupate, poi io pubblicherò il video dei labirinti, fatto bene, pubblicherò, perché non me lo sono dimenticato. Poi parleremo del gioco nuovo, che ho letto cose interessanti, ho letto. A caso condividerò con voi, mi farò un po' di spoiler. Perché mi rimane rosso. Però no, lo spoiler non ve lo faccio ora, ve lo farò nell'altro video, che già ho parlato abbastanza, non voglio essere noioso, quindi dovete aspettare l'altro video per sapere le novità della canzone di Bloodborne, che so. Meno male che ho questo attacco, che meno male lo intontisce, se no sarei morto. Però avrei bisogno dell'altro mio personaggio. La maga si è forte negli attacchi a distanza, ora negli attacchi vicini io sono solo con un cane. Meno male che ho l'ombra magica, se no saremmo soli, vero? Nel vero senso della parola. Allora, qua è mappato, perfetto, non c'è nient'altro. Qua non si può salire, no? Quindi anche se questo è un gioco vecchio per tanti di voi, per me è un gioco nuovo, io onestamente non lo conosco, e mi ci sto divertendo un casino.
Non pensavo che fosse così bello questo gioco. E veramente mi ha acchiappato. Ah, ma c'è un tesoro. Per no, non andare là. Meno male che ho questo attacco. Questi sono quelli che odio di più. Questi attacchi che fanno sono micidiali. Non ho capito se la mia ombra magica può schiacciare o no, ancora questo non l'ho capito, ma credo di no perché non gliene vedo energia. Sono sempre io che l'alimento. Aspetta, che diamo un paio di anelletti alla nostra amica. Allora, sì, non questo che dà. Meglio questo, assolutamente. Questo che ce l'ha. Sì, meglio questo. Ti ringrazio. Ok, ora vediamo io. Ok, perfetti, i miei anelli ce l'ho tutti. Questo che... No, meglio questo, assolutamente. Va bene, continuiamo. Faccio il giro di qua, faccio, uso il mappo. Ora, la cosa che mi piace è mappare questo gioco. Il mio amico aveva ragione che mi sarei divertito, e onestamente mi sto divertendo. Non ho abbastanza spirito. Ma il mio scopo è finirlo con tutti i livelli di difficoltà. Io momentaneamente sto giocando a livello di difficoltà, meglio, perfetto livello di difficoltà che è esperto mi pare. Gli altri due sono ancora più difficili ma non li posso sbloccare, quindi suppongo che devo finire questo di qua per poterli sbloccare, però visto che a me il gioco piace, non stufa, ci giocherò nuovamente sicuro. Però quella sarà una partita mia in privato. Vediamo di qua che c'è. Oh, guarda, stronzetti! Ok, l'abbiamo fatti fuori, Il stronzetti. male è sempre stato attirato da queste terre. Oh, guarda, qua si apre. Meno male. Ok, qua che c'è? C'è niente. Ah no, non c'è nessuno. Meno male che ho il tipo energia. Oh, mamma la puttana. Chi Oh, sei? grazie. Ci hanno catturati per usare la tua maschera. Prendi pure dalla Fortunatamente non cantina sei morto, qualsiasi quello è un cosa ti oggetto serva. magico, quello Ti blu. dobbiamo tutto. Oh, grazie. Ci hanno catturati per usarci come esca. Prendi pure dalla cantina qualsiasi cosa ti serva. Ti dobbiamo tutto. Ok. Allora. 23. Quindi 23. Non glielo posso dare quell'oggetto, forse perché il suo livello è basso. Merda. Non glielo posso dare l'oggetto, va bene. Però là mi danno 62 di vita in più quelli, no? Quindi meglio averci più vita che non rischiare. Occhio, ce ne possiamo andare. Ho vitalità in più.
Lei è... Devo aspettare per usare quell'abilità. Caricala. L'abbiamo guarito la strega, che devo sempre tenere un occhio su di lei, che c'è il rischio che mi schiatti. Quindi devo stare attento a che non muoia. Ok, continuiamo a mappare. Poi guardiamo. Ma noi continuiamo nella nostra mappatura. Perché la maga non ha perso niente. Perfetto. Mi tocca sempre tenere un occhio su di lei. E no, devo sbloccare la... Aspetta, questa che è? No. No, no. È più forte quella 47. No, vanno bene i 50, assolutamente. Quindi quella è tutta roba da vendermi, ok. Ok, qua è tutto mappato, mi rimane quel pezzettino di là. E poi, anzi, lo vado a fare ora. Sono un perfezionista, cioè, mi piace fare le cose fatte bene. Quindi vado a mapparmi quel pezzettino di mappa. E poi continuo. Ecco. Qua. Grazie, non c'è una nemica. Ho fatto bene a venire. Io devo ammazzare a tutti, devo ammazzare. Ok, qua non c'è nient'altro. No, non è possibile, che è quella cosa che mi dà? Non c'è niente, vero? No. No, niente. Niente di particolarmente interessante. La sua magia ha perso un pelino di energia, la strega, ma va bene, ci può stare, dai. Allora, là c'è un ingresso. Ok, siamo aumentati di livello, vediamo se è vero. Fammi controllare, vediamo qua com'è la discussione. Allora, ci potrei mettere, vabbè, lo controlleremo dopo. Abilità. Allora, mi ha sbloccato questa. Quando è attiva, se ne entra di pistina punti vita. Questo mi piace. Allora, questa di qua. Attivare colpo impetuoso aumenta la proprietà di schivata, cambia i danni inflitti da colpo impetuoso a danni da freddo. Va bene, buono, anche questo è buono. Vediamo l'altra, ecco, questa di qua. Teletrasporta il monaco vicino al nemico, aumenta i danni per il colpo, ammaccando B, perfetto, ok. Va bene. Quindi non c'ho più il mio accompagnatore, ora siamo in due. Ci siamo andati fregati però. Era sempre un aiuto, però va bene. Visto che dovremmo essere un po' più forti. Non so dove sono.
subito, pericoloso, pericoloso, guarda, via, 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 via. Velocemente, qua non c'è nient'altro. Che è sta cosa? Ah, niente, è solo una cosa da distruggere. Anche questo. Mi puzza quella sfera. Oh, guarda, ci sono tanti in giro. Ovviamente sono fuori contro i loro. Lei automaticamente se ne va alle spalle. E sono io contro tutti, cazzo. Non è buona sta cosa. Allora, qua non mi appare. Mica mi manca il templare, cazzo. Con questa sì che fai attacco a distanza, allora rischio di lasciarci la pelle. Però credo che qui il templare non sia buono. Ho bisogno per forza di lei. Quindi siamo pieni. No, me ne torno in città. Me ne torno a villaggio e mi vendo un po' di robetta e ritorniamo. Allora. Ehi signora, ho degli articoli nuovi. Dovresti darci un'occhiata. Allora, prendi, prendi, prendi. Vediamo se la può utilizzare lei. Le bacchette, ma il livello credo di nuovo che c'è il divieto. Pure questo è il divieto. Ci costruiremo qualche cosa di sera appena ci faccio un po' di soldi, magari li farò privatamente. Per adesso nella guida vado avanti così.
l'abbiamo spangata. Vabbè, c'è. Non c'è niente. Queste sfere mi puzzano, queste sfere. Sono convinto che serviranno a qualche cosa. Qua e poi ritorno indietro da quella parte. Qua è tutto fatto. Più difficile. Ora vediamo se posso potenziare lei. Gliela posso dare quella cazzo di arma? No, non gliela posso dare. Maledizione. E non posso potenziare i suoi attacchi. Ok, di qua. Non qua si può dire, giusto, che vedevo la scala. C'è sempre sta sfera che secondo me serve a qualche cosa. Oh, guarda. Yeah. Lo scritto di Valros giudica tra tutti. Demoni, Asmodan, il miglior comandante sul campo di battaglia. È stato lui, infatti, a sconfiggere numerose volte gli angeli nel pandemonio durante l'eterno conflitto e i primi maligni nella guerra civile demoniaca. Se il signor... Allora, mi rimane quel punto. Ora del peccato dovesse mai decidere di assaltare il nostro regno, avremmo in vero di che temere. Non so a che servo. Ah!
Sono convinto che è un meccanismo. E qua ci dovrò ritornare, sicuro. È abbastanza. Questo era una specie di dispositivo magico. Deve essere stato distrutto insieme al suo padrone. Ok, mi rimane solo quel punticino là. Ma se devo fare le cose corrette lo devo fare. Quindi, qua si esa. Allora dobbiamo andare a mapparlo. Là c'è un altro meccanismo, quindi sicuramente quelli si attivano. Sì, quindi qua sicuramente ci devo ritornare. Allora, stiamo andando nella traiettoria giusta. Di qua. Avevo lasciato questo come segnale e dovevo fare questo pezzetto. E lì si trova anche questa. Le cose non bisogna. Ah, luce! Le cose bisogna farle bene. Ok. Ce ne possiamo andare, è tutto mappato. Mi rimane solo quel pezzettino, ok, va bene. Andiamo. Mettiamo l'energia. Ammazzato a tutti. Mi ero convinto di aver fatto fuori tutti, però. Allora, dove dobbiamo andare? Ah, in basso. In basso a destra. Di qua, da questa parte. Forze oscure si avvicinano! Tieni l'arma pronta! Non devo fare fuori di un andare, vai! Vieni da me! Posso ancora servirmene. Vabbè, abbiamo finito. Sì, tutto mappato. Il secondo livello. A posto siamo.
A due mani, bellissimo. 64, questa che è. Anche questo non è identificato. Certo che macchiato. Ok, non posso. Meno male che usa la spada pure, va a fondo, meno male. Ottimo. Aspetta, un attimo, questa è benedizione. Fortunatamente ora mi sono un po' potenziato questa spada. Un'arma forte nelle mani. Perfetto. Ok, poi il mappato, qua pure. Ok, poi c'è tutto, ok. Thank you.
potente è caduto. E meno male che è caduto, se no è una merda. Ok, poi è mappa. Continuiamo. Però devo andare a dire, mi manca il crociato, che è crociato, quello che cavolo è. Ok, credo di averlo fatto tutto. Sì. Aspetta, che è sta cosa? Mi stavo dimenticando il meglio. Pablo era il più giovane tra i primi maligni e a mio avviso anche il più pericoloso, poiché il potere che aveva sul terrore gli impediva di provare paura, qualunque fossero le circostanze. Nonostante avesse posseduto e corrotto molti umani, e senza il diavolo, era intrappolata in una pietra dell'anima scandita nell'insondabile abisso circa 20 anni fa. Andariel era l'unica maligna femmina. Per molti anni aiutò i maligni minori, ma alla fine perse ogni fiducia nelle loro trame. 20 anni fa decise perciò di aiutare Diablo nella sua rinascita e conquistò la cittadella dell'occhio invisibile. Alla fine perì per mano di un manipolo di coraggiosi eroi. Allora, poi praticamente tutto mappato. Sì, tutto mappato, perfetto. E se la cosa mi piace farla bene, mi piace, ora arrivo lì e salgo. Arrivo all'ingresso dove sto per mappare e salgo. Poi vediamo. Sì, quasi quasi direi di salvare, sì. Quindi ora ci salutiamo ragazzi e tra poco riprenderò la partita. Quindi vi do un saluto, alla prossima, sempre nel canale Gameplays. Ciao a tutti!